C'è grosso rammarico, c'è grossa delusione, in primis per la gente, siamo consapevoli per aver riportato gente allo stadio e per l'ennesima volta forse non siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti che oggi avrebbero fatto, non dico la differenza, ma sicuramente sono 2 punti importantissimi oggi persi, però ecco, ho detto ai ragazzi che le partite durano 95 minuti, se andiamo a vedere oggi due episodi individuali o due dettagli ci hanno fatto la differenza in negativo, una partita che alla fine siamo stati bravi a riprenderla, ribaltarla, sul primo tiro in porta abbiamo preso gol, siamo stati bravi a ribaltarla, a creare l'inerzia dalla nostra parte. Il secondo tempo andare sopra i 2 gol, però purtroppo le qualità degli avversari le sappiamo, sui calci piazzati soprattutto, è una squadra importante e abbiamo permesso loro magari di riaprire una partita che sembrava anche chiusa sotto l'aspetto forse mentale loro, come dinamiche, non lo so, la sensazione era questa, però ecco, non è la prima volta, stiamo qui ancora a commentare una partita vinta, un pareggio alla fine che portiamo a casa, ma però io ho detto ai ragazzi c'è grossa delusione, però il campionato è ancora lungo, quindi quello che è successo fino adesso, i punti che abbiamo recuperato li possiamo recuperare tranquillamente fino alla fine. Oggi portiamo a casa 1 punto contro una buona squadra, perché poi il Pineto è sempre una buona squadra a livello di individualità, però per comandata credo che sia ancora un'ennesima forse sconfitta a livello mentale. Ma Kevin, abbiamo perso tra virgolette dopo 5 minuti per un problema che si porta dietro, quindi abbiamo cercato di gestirlo e abbiamo messo dentro Giulio Sanseverino che ha grossa padronanza, grosso palleggio, quindi su certi aspetti andava a favore nostro quel tipo di partita, alzando Brenci come mezzala. Non credo che l'aspetto modulo possa cambiare molto in questa squadra, se poi andiamo a vedere abbiamo finito con un 4-4-2, quindi le caratteristiche che stanno in campo, al di là di Zammarchi che poi è entrato Loris, Barbetta, sono quelle anche di esterni, quindi a livello di 4-3, 4-4-2 non è questo. Abbiamo irrobustito il centrocampo l'ultimi quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora dopo, quando abbiamo abbassato i 2 mediani davanti a difesa con Brenci e Bontà, alzando Sanseverino dietro la punta per cercare di non abbassarci troppo e per cercare di avere un po' più di copertura con 2 uomini invece che con 1, quindi però al di là di questo credo che non abbiamo sofferto il palleggio del Pineto, non abbiamo sofferto l'aspetto tattico del Pineto, abbiamo sofferto le caratteristiche del Pineto soprattutto su calci piazzati, su punizione e su una palla, il gol del 3-3 su una palla in aria vacante, che c'è poco di tattico a livello di modulo, questo vuol dire la squadra non si è abbassata come è successo qualche altra volta forse, quindi l'aspetto modulo 4-3, 4-4-2 secondo me cambia poco, non mi piace snaturarci, anche se a volte ci passiamo per necessità con 4-4-1-1, 4-4-2, però oggi credo che non c'erano le condizioni per poterci passare, siamo passati dopo un po' per gestione, un po' per caratteristiche di chi è rimasto in campo e soffrire un po' meno, quindi però non è questo che abbiamo sofferto oggi, altre volte l'abbiamo fatto perché soffriamo un po' di più, forse abbiamo sofferto qualche volta il palleggio della squadra avversaria. Beh, il campionato è ancora lungo, quindi tutto si può ancora fare, però sì, è una considerazione giusta, non so se l'aspetto mentale, avendo fatto questo lavoro, incide molto, questo sì è vero. A volte sottovalutare no, perché non è una squadra che sottovaluta questa, sicuramente no, però ecco, a volte in tante situazioni siamo troppo leggeri o diamo per scontato alcune situazioni, sai, nella mente dei giocatori a volte passa tante cose che fai fatica anche a capirle, però noi non possiamo permetterci questo, soprattutto in casa, dove dovremmo avere quell'aspetto mentale, quell'aspetto sicurezza maggiore rispetto che fuori, quindi però ci dispiace, ripeto, dispiace per la gente perché poi c'è sempre una piccola delusione, no? Si fa fatica a creare un po' di entusiasmo e si fa subito a perderlo, però io confido nella gente, confido nel pubblico che
di stare vicino a questa squadra, perché merita ancora grossissima fiducia, perché poi dopo sì, abbiamo pareggiato in casa, però il campionato, ripeto, non finisce qua, perché poi ci sono scontri diretti domenica dopo domenica, quindi oggi forse la classifica ha sorriso più al Materica che a tutte le altre, però di domenica in domenica si possono guadagnare punti come oggi li abbiamo persi noi, quindi dobbiamo andare a Materica subito per rimetterci in gioco, è uno scontro diretto, andiamo per vincerla sicuramente, non possiamo andare a fare altro, quindi questa deve essere la nostra ambizione, con grossissimo rammarico di perdere ancora due punti in casa con una partita vinta, perché sfido chiunque avere due gol di scarto in casa e essere sempre ripreso, quindi questa è una grossa, in questo momento, lacuna che dobbiamo migliorare. Andare sotto e ribaltarla è stato positivo, riportare il pubblico è stato altrettanto, e il 14° risultato utile credo che sia una striscia ancora molto, molto positiva, al di là del grossissimo rammarico che non è una vittoria ma è un pareggio, questo sì.